troviamo nel parco di Villa Abimelech sul Gianicolo. Il macchino con cui andavano a fare quattro passi ha la parte anteriore sventrata. Il carrello fracassato, il motore spentolante. Signorina De Bernardi, è il suo primo incidente? Sì, per fortuna, spero anche che sia l'ultimo. Ha avuto un po' di paura? Non tanta, perché ero col babbo, ma certo è stato un momento abbastanza critico. Sentiamo allora la comandante De Bernardi com'è andata. È molto semplice, sono partito dal campo d'aviazione, dopo 4 minuti, vicino San Pietro, il motore si è fermato per mancanza di benzina. Allora naturalmente abbiamo visto un piccolo praticello e ho fatto tutta la manovra necessaria per entrarci. Siccome però vi era una fila di alberi da saltare abbastanza alti, ho dovuto diminuire la velocità e ho saltato quella fila di alberi fermando quasi l'apparecchio in aria, che è cascato da 5 metri sulla verticale come un paracadute. Battendo il carrello per terra, il motore è ceduto e ci ha lasciato lo spazio per poter saltare fuori, nel senso che ci siamo trovati a terra fuori, liberamente, senza nessuna conseguenza. Tutte e due senza farci nulla. Pochi graffi. Fiorenza è pronta a mettersi al fianco del suo papà, il vincitore italiano della Coppa Schneider.